Una settimana fa l'incendio al porto di Ancona, al centro di un consiglio comunale monotematico straordinario. Priorità dei prossimi giorni per amministrazione comunale e autorità portuale, la ripartenza delle attività che hanno subito uno stop. Chiara Spegni. Non solo garantire la tutela ambientale e la sanità pubblica, ma favorire le condizioni perché il lavoro, che nell'area portuale della città dorica ha subito uno stop a causa del rogo, riparta. Queste le priorità da affrontare nelle prossime settimane per la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, che ha fatto il punto della situazione post-emergenza in un consiglio comunale monotematico straordinario. Dobbiamo correre a dare risposte sulla ripartenza. È quella la partita, ha detto il presidente dell'autorità portuale, Rodolfo Giampieri, ricordando che l'infrastruttura occupa 6.500 persone e la collaborazione con CGIL, CISL e UIL territoriali. Gli stessi sindacati che 2 giorni fa hanno chiesto di rendere velocemente disponibili altre aree portuali perché le aziende dislocate nella zona andata a fuoco possano riprendere la produzione. Parliamo di attività logistica e cantieristica. Pesante infatti il bilancio dei danni provocati dall'incendio, con 3 capannoni integralmente distrutti e danni ad altri 5. La ripartenza per 4 capannoni rimasti integri nelle vicinanze del rogo e che hanno subito comunque uno stop in via precauzionale intanto pare vicina. L'autorità portuale è in attesa di uno studio tecnico e conta di ridargli piena funzionalità da venerdì.